Guarda là, quella è una base militare. Quella roba lì. Quella in mezzo al campo? Hanno i buoni in Ucraina. Sentite? Era un cartello polacco. No, ma la linea di confine tra... L'abbiamo sperato, ho fatto anche il video. No, ma sono stati in Ucraina, letteralmente. Sono militari, no? Polizia? Polizia. Bravi, complimenti. We hit the wrong street. We hit the wrong street. We have the food inside for the Ukrainian people. Yeah. Repeat. We hit the wrong street. We went to Medica to bring the food to Ukrainian people. We have your food. And we hit the wrong street. Document. Yeah. Okay, document. One second. Non scendere, non scendere. We went to Medica. Non scendere, non scendere. But we hit the wrong street. Where Medica? Medica. It's the country here. Medica in the... how you say? Border cross? No, we don't want to go in Ukraine. Okay. We just want to bring the food to the people of Medica and near run away from Ukraine. Okay. Yeah. You must go. Okay. In Medica school. Check school. Okay. Yeah, it's not that big, so I think... The school is in shop, Helicopter Centrum. This open. It's open. It's closed, it's open. Pronti, frocchi, spero che vi fucilano come fa la polizia americana con i negri schiavi puzzoletti. Thank you. Siamo arrivati al confine, ci hanno visto le telecamere, ci trovavano, è inutile, cioè. Però non stanno facendo niente, hanno chiesto dove andavamo e fine. Ma ora magari finisce bene, però fidati che non finiva bene in altre situazioni. Se era la polizia ucraina non finiva bene. Che poi qui nessuno non so perché sa parlare l'inglese, quindi, cioè, ora non è ancora finita bene, non si sa che succede. Ma sì, non succede niente. Ora succede. Va bene. Meno male che c'è Rospo, il grande esperto della giurisdizione polacca, ucraina, che... Però ti lascio qua. Che per fortuna sa per certo che non succederà niente, meno male. Ti lascio qua, te lo giuro. Va bene. Oh, basta.